ci siamo, possiamo penso cominciare. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a SMAU, il benvenuto poi ve l'avrà dato anche già qualcun altro. Siamo qui a parlare di innovazione per la pubblica amministrazione, quindi di base come una startup può creare il valore aggiunto nei rapporti con la PA, con la pubblica amministrazione italiana. Ne parliamo con David Casalini, R&D Lab. Da tempo diciamo protagonista del mondo dell'innovazione italiana, Andrea Gelli di Register.it e coach agile, di metodologia agile e dovrebbe arrivare anche a breve Eugenio Comencini, vice sindaco della città metropolitana di Milano e sindaco di Cernusco sul Naviglio. Per introdurre direttamente la tematica, passo la parola a David Casalini. Che partirà Buongiorno, buongiorno a con le sue tutti. slide. Ci scambiamo perché questo è spento. Qui pro quo dei Buongiorno di microfoni. nuovo. Posso chiederti il video, Creativity Time. Metti a tutto schermo. Buongiorno di nuovo, io sono David Casalini, e sono il fondatore e l'amministratore delegato di Startup Italia, una community dedicata all'ecosistema. Non so quanto si senta con questo, a questo punto parlo a voce. Ditemi se mi sentite lo stesso, delle startup in Italia. Che cosa ci facciamo qui oggi? Che cosa vi presento qui? Questo programma Investiamo nel vostro futuro, in collaborazione con il MIUR, che ovviamente è meglio così. Stiamo coinvolgendo 56 startup a cui facciamo formazione e con cui abbiamo iniziato a fare formazione ben prima di SMAU, sia su come stare in un evento, sia come portare il loro prodotto da un'idea, da un progetto, da un concetto ad arrivare sul mercato, ad arrivare alla pubblica amministrazione, ad arrivare agli utenti finali che utilizzeranno il loro prodotto. E se possiamo andare avanti. Ancora? Questa è Startup Italia, per darvi un'idea, in questo momento conta circa 1 milione di utenti italiani, anche se il 5% del traffico già arriva dall'estero, focalizzati principalmente su un blog
ma anche su Facebook, su Twitter, su tutti i canali social che utilizziamo. E che cos'è? Di fatto è una mappa dell'ecosistema italiano che raggruppa i fondatori di queste startup, ma anche studenti, imprenditori di imprese tradizionali, membri delle istituzioni, persone che cercano lavoro e persone che creano lavoro, oltre naturalmente a tutto il mondo della scuola. Cerca di mettere tutti questi attori insieme e di fare un po' quello che poi in realtà fa anche SMAU, di dare una voce più grande che faccia sentire questo ecosistema. Che cosa deve fare una startup? Innanzitutto non pensare che il processo che porta a questa idea sia lineare. Non è spesso il primo problema è pensare che creare un prodotto sia un qualcosa che succede con uno schiocco delle dita. Cioè, l'ho pensato, quindi mi immagino che esattamente come l'ho pensato questo prodotto arriverà sul mercato. Penso di farlo e do per scontato che in un mese questo prodotto arriverà sul mercato. In realtà a me piace molto questo che Newman chiama lo scarabocchio dell'innovazione. L'innovazione spesso parte in un gran casino, parte in un momento molto incerto in cui si fa ricerca, si testano tante possibili vie, ma man mano questa ricerca passa a un concetto, passa a dei prototipi, passa a tante prove, quelle prove che magari vanno male, che seguono dei modelli, ma cercano un po' di raffinare quest'idea, finché non si trova la nostra strada. In questo il design aiuta tantissimo, progettare con un metodo, con un design, aiuta tantissimo, finché non si ha il focus, che poi magari è quello che quando si vede il prodotto finale ti fa dire ok, questo fa bene una cosa, e si vede che loro erano concentrati. Nessuno parte direttamente da questo punto. La realtà è molto più complessa di quella che ci si può immaginare ed è molto più simile a uno scarabocchio del genere. Come lo facciamo questo processo di formazione? Ci basiamo su un metodo, questo che vedete è il Business Model Canvas, e brevemente, ma poi per chi si fermerà sul camper cercheremo di andare più nel dettaglio, si basa totalmente sul valore che produciamo per l'utente finale, per il nostro cliente, che sia la pubblica amministrazione, come vi racconterà Eugenio più tardi, che sia un cliente finale che compra il nostro prodotto, che sia un lettore del nostro magazine, noi dobbiamo capire qual è il bisogno che risolviamo, qual è il valore che portiamo a questo cliente finale, a questo utente, a questo lettore. Se capiamo quello, da un lato abbiamo i costi per creare questo, e quindi le risorse, le attività, i partner che ci servono, qui c'è tutta la parte di need per farlo, e qui ci sono tutti i modi con cui, sulla destra ci sono tutti i canali con cui riusciamo a creare questo valore, le relazioni, i segmenti di mercato, i canali, ovviamente i ricavi. Possiamo andare avanti? Questo è un grafico che ribadisce, se vogliamo, quello che vi dicevo prima, se vai avanti, Chiara. Su un lato immaginatevi il tempo quando si fa un nuovo prodotto, quando si fa una startup, quando si sviluppa un progetto. Su un'altra asse il valore che questo progetto genera, che spero sia più veloce di come andiamo noi sulle slide. Questo è quello che vi dicevo prima, l'aspettativa è che ci sia un Big Bang. Noi progettiamo tutto questo in un mese, poi normalmente progettiamo di rilasciarlo e questo va online. Qualcuno di voi qui sviluppa, qualcuno lo conosco, sviluppa software, non è mai così. La realtà è molto più complessa di così. La realtà è che spesso, come adesso, non si vede nemmeno, ma... No, torna un attimo indietro, Chiara, scusami. La realtà è fatta di tanti scalini, di tanti prototipi, di tante prove che magari ci fanno arrivare anche più in alto del risultato finale, nel valore che percepiamo. Dove però non si arriva con uno scatto unico. Lei mi piace come esempio, non credo ci sia bisogno di dirvi chi è la tizia fotografata qui, che poi sarà nostra ospite allo Startup Italia Open Summit a dicembre. Lei non ha vinto gli US Open
per la fortuna, la prima volta che ha giocato o perché ha fatto bene due o tre partite. Lei ha giocato a tennis per 25 anni, partendo da un piccolo paesino in Puglia, facendo tutti gli step che servono, e poi è arrivata in una finale cui nessuno si aspettava. Ciao Eugenio. Lei avesse qualche chance di vincere? Sì, poteva arrivare tra le prime 10, ma sicuramente non vincere. È arrivata in semifinale. La sua antagonista in finale era la persona che aveva battuto la Williams. Allora, forse il successo non è solo avere quell'opportunità e provarci, ma anche l'execution per tanto tempo, con tanta concentrazione, provando e riprovando fino a che non ti trovi nello stadio più famoso del mondo, più grande del mondo di tennis, e lì davvero hai una chance sola di vincere o no, ma se ci pensate, comunque fosse andata quella finale, lei ne sarebbe uscita benissimo. Ancora finisco, la diversity, non intesa come spesso in Italia ci fissiamo sulla diversity da un punto di vista di solo di sesso, da questo punto di vista, che è giustissimo, ma la diversity è cercare di vedere le cose da tantissime angolazioni, di rappresentare tutti i colori di un progetto. Quando vi immergete in un prodotto, cercare di vederlo dal punto di vista del vostro cliente, del vostro consumatore, dei vostri partner, cercare di avere tutti quei punti di vista, ascoltarli più possibili e poi creare valore per ognuno di loro. Andiamo, lanciamo il video, poi li presento a lui. C'è un ultimo video che vi vorrei far vedere, perché poi altrimenti rischio sempre di... Sì, tante belle parole, però poi nei fatti... Questi sono dei ragazzi di Torino, hanno appena ricevuto un round da 1,5 milioni, quindi aspetti un attimo, se lo sto parlando. Hanno appena ricevuto un round da 1,5 milioni, quindi per chi in Italia non ci sono i soldi, non si trovano mai soldi, non è proprio così. I soldi ce ne sono, non ce ne sono da buttare via, ma vi assicuro che nemmeno in Silicon Valley ci sono soldi da buttare via. Però se fai un buon progetto, se veramente trovi come creare valore per i clienti del tuo progetto, le chance in Italia ci sono. Questo è successo pochi giorni fa e questo video lo racconta un po'. This project is funded under the 7 Framework Program of European Commission. It exploits European Space Asset and Emergency Management Services together with crowdsourcing in order to provide better flood information for both emergency responders and citizens. Thank you.
Grazie. Grazie a David. Il video, non so, a me è sembrato particolarmente istruttivo in un certo senso, no? Cioè, come si parte da un problema assolutamente reale, assolutamente a prima vista ingovernabile, come una calamità naturale, e si arriva ad affrontarlo con l'aiuto della tecnologia digitale. Due mondi che apparentemente sono lontani e che invece hanno l'uno una soluzione per l'altro. Abbiamo visto con David una ricognizione su come funziona il mondo di una dell'innovazione e di una realtà aziendale innovativa. Facciamo un ulteriore approfondimento, diciamo, su questo lato con Andrea Gelli, il quale ci illustrerà la metodologia di coaching che va sotto il nome di Agile. Un secondo che predisponiamo anche per lui le slide. Andrea, come Davide, toscano, e ha cominciato e lo sentirete molto bene dall'accento. Lavora in register.it e si occupa, come vi abbiamo detto, di coaching per team di software. Passo il microfono ad Andrea Gelli. Grazie Francesco. Mi sentite? Sì, più o meno sì. Allora, sono Andrea, lavoro da molti anni nel campo della comunicazione, del project management, da qualche anno, da circa 4. Sono coach agile in team di sviluppo software. E il titolo di questo speech, breve, spero, è Startup e Pubblica Amministrazione, creare valore condiviso. Titolo forse un po' ambizioso, forse solo perché abbiamo poco tempo a disposizione. Chiara, mi dispiace ma ti darò un po' fastidio con lo skip delle slide, quindi mi scuso fin d'ora. Ok, puoi andare avanti. Vorrei brevemente introdurre l'argomento parlando di due casi pratici che sono accaduti nei mesi scorsi. Il primo caso riguarda un lavoratore autonomo, tra parentesi il sottoscritto, e la pubblica amministrazione. Ok, brevemente, il 1 gennaio 2015 cambia una normativa, cambia un procedimento per richiedere ed inviare determinati documenti alla pubblica amministrazione. Quindi cosa faccio? Aspetta, magari te lo dico io quando andare avanti, grazie. Quindi cosa faccio? Invio un'email, richiedo informazioni al customer care con il quale mi ero interfacciato sempre, da molti anni seguivo la stessa procedura e andava tutto correttamente. Ok, Chiara? Mi viene risposto che, dato che è cambiata la normativa, l'indirizzo di mail da contattare è un altro, ok? Quindi faccio copia e incolla, semplicemente, scrivo al secondo indirizzo, ok Chiara? Sto ancora aspettando risposta, e qui si parla insomma di un bel po' di mesi fa. Allora cosa faccio? Dato che la questione comunque riguardava adempimenti con scadenza, mi iniziamo un po' a preoccupare, quindi invio una raccomandata, vai Chiara, e ancora oggi sto aspettando risposta. Però non mi arrendo, quindi cambio totalmente strategia, telefono al customer service, e persone gentilissime, collaborative, e faccio una serie di telefonate, circa 10 in vari momenti e giorni diversi, e quindi ho sempre trovato, devo dire, persone che avevano voglia di risolvere il mio problema. E vai avanti, grazie. Totalizzo 8 PDF per un totale di quasi di circa 700 pagine, perché chiaramente ogni operatore mi dava un'indicazione e mi consigliava di scaricare un manuale di istruzione, chiamiamolo così. Il problema è che in tutte queste pagine non avevo ancora trovato la risposta al mio problema puntuale. Quindi, in ultima istanza, mi reco di persona alla sede della mia città. Io sono di Empoli, piccolo comune toscano in provincia di Firenze. Disponibilissimi, addirittura mi fanno parlare anche con il direttore della sede, quindi ho trovato veramente persone disponibili e volenterose. Però c'è un però, questo problema lo risolve la sede provinciale, quindi devo andare a Firenze. Ok, Chiara, ancora avanti.
a Firenze mi viene detto, ma lei scusi è residente ad Empoli, ok, no, allora la sede competente è quella di Empoli, e quindi, ok Chiara, torna ad Empoli, vai ancora avanti, si innesca un circolo vizioso, un loop, che credo che ancora oggi si stiano rimbalzando email tra sede di Firenze e sede di Empoli, ok. E qua la riflessione che ho fatto mi porta subito ad introdurre l'argomento agilità. Il primo valore del manifesto agile dice appunto che sono le persone e le interazioni con le persone più importanti dei processi e degli strumenti. Io avevo sempre trovato telefonicamente o anche di persona persone che volevano, cioè veramente risolvere il mio problema e darmi una mano, però i processi e gli strumenti non glielo permettevano. Altra cosa, altra riflessione che ho fatto, è il concetto di outcome e output. Dal punto di vista probabilmente dell'operatore telefonico o dell'operatore appunto dello sportello della sede della pubblica amministrazione, aveva comunque l'operatore prodotto qualcosa, raggiunto probabilmente il proprio obiettivo, ma io non avevo raggiunto il mio risultato. Ok, può andare avanti. Il secondo caso, più breve, riguarda sempre la pubblica amministrazione e un'impresa, nella fattispecie un'agenzia pubblicitaria toscana di medie e grandi dimensioni, che chiaramente per necessità di business ha bisogno e necessità di collaborare in modo proficuo, produttivo con le pubbliche amministrazioni. Qual è il problema? Che il regolamento comunale sulla pubblicità è un regolamento molto vecchio, spesso in alcuni comuni si trovano regolamenti vecchi, obsoleti, che chiaramente non coprono le esigenze che possono avere le agenzie pubblicitarie, ma anche i clienti nel 2015. Quindi cosa ha fatto questa agenzia pubblicitaria? È partita a instaurare una collaborazione proficua, ok? È partita con il comune di Prato. Si è proposta di suggerire e di aiutare a, mi viene da dire, ad aggiornare, ho trovato il termine giusto, ad aggiornare il regolamento. Quindi è partita con il comune di Prato, ok, caso vincente, poi il comune di Campi Bisenzio, Firenze, Lucca, Pisa, a macchia d'olio si è espansa in tutta la Toscana e anche fuori dalla Toscana. Ok, Chiara. Quindi, seconda riflessione, c'è una posizione A, una posizione B, quindi ci sono due interlocutori, ok? Se esiste un'intenzione positiva comune, chiaramente o condivisa da entrambe le parti, si può raggiungere un risultato. Questa cosa sembra semplice, ma la semplicità talvolta è rivoluzionaria, perché nel primo caso l'obiettivo non era lo stesso del mio e della pubblica amministrazione, entrambi avevamo obiettivi, la pubblica amministrazione dal suo punto di vista, le persone che avevo trovato probabilmente avevano fatto anche il proprio dovere al meglio, però non era stato raggiunto un obiettivo comune. Nel secondo caso, va bene anche qui Chiara, nel secondo caso invece l'obiettivo era chiaro, perché da una parte l'agenzia pubblicitaria aveva necessità di lavorare, di operare sul territorio, dall'altra il comune attraverso l'imposta comunale sulla pubblicità comunque a fine anno poteva incassare del denaro. Quindi la domanda da $1 milione è: possono start-up e pubblica amministrazione creare valore condiviso con un approccio agile? Quindi si parla di creare valore e non di produrre, come nell'esempio primo, nel primo case history, PDF, documentazione che magari non risolve problemi e non genera valore, con un approccio agile, ok? Quindi, prima cosa fondamentale è identificare un obiettivo, l'obiettivo comune, concreto, preciso, semplice, e qua ognuno di voi potrebbe aggiungere N termini per descrivere meglio l'obiettivo, ok? In agilità parliamo di obiettivo SMART. SMART è un acronimo, è un acronimo che significa un obiettivo specifico,
misurabile, raggiungibile, rilevante per entrambe le parti e time bound nel senso ben determinato in una finestra temporale ben precisa. Ok? Mi è piaciuta molto la presentazione di David perché nel grafico cartesiano ha rappresentato benissimo il ciclo iterativo che sta alla base un po' del pensiero, della filosofia Lean e della metodologia agile. David partiva da un learn più o meno, però alla fine il ciclo è questo. Possiamo partire da dove vogliamo, dipende dal contesto e da dove siamo in quel momento. Di solito, lavorando con team di sviluppo software, partiamo da costruire una funzionalità. Davide parlava di prototipo, è esattamente questo. Funzionalità guidata da valore, la rilasciamo sul mercato, misuriamo il risultato che questa funzionalità ha portato, quindi servono KPI specifici. Impariamo dai feedback che ci dà il mercato, che ci dà il cliente, che ci dà la pubblica amministrazione e continuiamo a costruire ancora, secondo il concetto che sta alla base del Lean, ma anche dell'Agile, del continuo miglioramento. Potrebbe essere interpretato anche come continuo adattamento alle esigenze del mercato. Ok? Prima Davide parlava di sistema complesso, esattamente, ce ne saremmo accorti tutti, operiamo in un sistema complesso, non lineare, sarebbe molto bello operare in un complesso semplice, però quando parliamo di tecnologia e quando parliamo di requisiti, spesso ci spostiamo dal semplice verso il complesso. Ora, il video che appunto che ci faceva vedere la calamità naturale, quello probabilmente è un po' borderline tra il complesso e il caotico, perché chiaramente non possiamo fare molto per prevenire i disastri, sì, però se per prevenire gli agenti atmosferici, terremoti eccetera eccetera, alluvioni, inondazioni, non è che purtroppo abbiamo molte carte da giocare. La metodologia agile è una metodologia che nasce proprio per operare in presenza di sistema complesso. E possiamo andare avanti. Quindi, ok, basta così. Anche lavorare con la pubblica amministrazione può essere complesso. Complesso significa che una definizione che mi piace, credo sia anche la più semplice, le informazioni che conosciamo sono minori rispetto a quelle che non conosciamo, quindi lavorando con la pubblica amministrazione probabilmente si possono avvicendare le giunte, possono essere aggiornate le normative, ci possono essere n variabili che impediscono di fare una pianificazione a lungo termine, ma soprattutto una pianificazione precisa. Da qui che è importante il procedere a scalini, come ci ha fatto vedere Davide nel suo grafico, o comunque nel procedere in modo iterativo. Una riflessione che ho fatto, che è curiosa a mio avviso, è il parallelo che può essere trovato tra la definizione di sistema legacy e pubblica amministrazione. Non so se qualcuno di voi è sviluppatore software, comunque lavorando con il codice molto spesso ci troviamo di fronte a sistema legacy, al legacy code. Questa è la definizione che dà Wikipedia, tra l'altro, parentesi, l'ideatore, l'inventore del concetto di wiki è uno dei firmatari del manifesto agile, quindi si ritorna sempre al solito punto. La definizione di Wikipedia di sistema legacy è questa: in informatica un sistema legacy, un sistema ereditato che è un lascito del passato, è un sistema, un'applicazione, un componente obsoleto che continua ad essere usato poiché l'utente, tipicamente un'organizzazione, non intende o non può rimpiazzarlo. Ora, il sistema legacy non è da buttare via, perché comunque il sistema legacy quasi sempre genera business e genera valore. Però, c'è un però,
è molto rigido, non si adatta bene al cambiamento ed è molto difficile e anche oneroso da mantenerlo. Ok, Chiara? Questo è il nostro sistema legacy. Vai avanti, grazie. All'interno del quale abbiamo, se parliamo di ingegneria del software, abbiamo degli oggetti, delle funzionalità. Se abbiamo in mente la pubblica amministrazione, possiamo intendere il sistema legacy come la pubblica amministrazione centrale e le varie sedi di prossimità, le pubbliche amministrazioni locali. Ok. Questi oggetti sono interconnessi tra loro in modo più o meno semplice, più o meno ordinato. Cosa succede nell'approccio agile di sviluppo software? Ok. Si parla di refactoring, cioè aggiornare parti di codice all'interno del sistema senza andarne ad alterare il funzionamento, molto importante, senza andarne ad alterare anche le connessioni che questa piccola parte ha con le altre parti. E qua mi è venuto in mente appunto il parallelo con oggetto, design pattern se si parla di ingegneria del software, e sede di prossimità della pubblica amministrazione, perché come abbiamo visto nel secondo case history è possibile raggiungere risultati, è possibile creare valore condiviso quando operiamo con le sedi di prossimità. Ok? Chiaramente se il sistema, è il caso dell'agenzia pubblicitaria di Prato, funziona, può essere replicato, chiaramente con il ciclo build, measure, learn migliorato e replicato su altri sedi di prossimità. Ok, teoricamente è semplice, sì. Sì, però vi assicuro che con il software funziona, perché quante volte abbiamo sentito dire riforma della pubblica amministrazione negli ultimi 30 o 40 anni? Probabilmente una volta al mese, non lo so, ora magari entriamo... È mannoso. Esatto. L'idea è riformare l'intera pubblica amministrazione, è come dire butto via tutto il sistema legacy, lo rifaccio da capo. Questo è sbagliato per tanti motivi, soprattutto per due. Uno, perché ci vuole troppo tempo, molto tempo. Due, perché dovrebbero essere sostenuti dei costi insostenibili. Quindi, come nel approccio agile, nello sviluppo software, partiamo da porzioni di codice, abbiamo visto, e i casi lo dimostrano, lo vedremo anche alla fine, se andiamo a collaborare, ad interagire, ad individuare un obiettivo comune con la sede di prossimità della pubblica amministrazione, vi assicuro che è una cosa che funziona. Grazie. Abbiamo almeno un paio di casi da manuale, quando è il governo a fare start-up. Il primo caso è di gov.uk, la pubblica amministrazione inglese ha fatto questo sito, questo portale, tra l'altro ottimizzato anche per mobile e tablet, e ha fatto questo portale e riceve feedback dai cittadini britannici mediante appunto un approccio agile. Infatti all'interno di questo sito trovate proprio un'intera sezione che parla di dell'agilità. Ok? Credo che a questo punto converrebbe fare intervenire direttamente, sì, sì, Eugenio Comencini, perché nessuno meglio di lui, esatto, ci può riportare, tu hai fatto un esempio all'estero, riportare diciamo la problematica in Italia, esatto, e precisamente nella città metropolitana di Milano. Okay. Partendo da... Lascio quindi la parola... Lasciamo la parola a Eugenio Comencini. Grazie a tutti. Grazie mille Andrea. Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo con cui sono arrivato, mi spiace aver perso un pezzo della relazione di David. Io non ho delle slide e quindi vado un po' in parte a ruota quello che ho ascoltato e in parte vi dirò quello che ritengo possa essere condiviso in quello che è il rapporto tra startup e pubblica amministrazione cercando di creare valore aggiunto. Intanto una considerazione su perché in Italia si fatica più che in altri luoghi al mondo a fare startup rispetto a quanto accade nella Silicon Valley o in Israele, a Londra. Sono luoghi dove certamente
tutto è più semplice. Un problema sicuramente sta in capo al mondo della pubblica amministrazione italiana, e ci ricolleghiamo alle cose che dicevamo prima. L'altra questione forse sta però anche in capo al mondo degli start-upper, dove forse in Italia è anche, per tutta una serie di ragioni, anche normative, più difficile buttarsi in un'impresa e poi mettere in conto che si possa fallire, mettere in conto che la cosa possa non funzionare. Parlare di fallimento in Italia evoca qualcosa di cui vergognarsi anche per il codice civile, mentre da altre parti nel mondo fallire vuol dire aver imparato a raddrizzare la barra. Tornando invece alla questione della pubblica amministrazione italiana, è che abbiamo a che fare con un mostro tremendo, ed è vero che come dire, a più riprese si è cercato di semplificare e di ottimizzare il rapporto della pubblica amministrazione, ma ahimè fin dalla Costituzione del Regno d'Italia nel 1861 questa strutturazione del settore pubblico è stata costruita rispondendo a una serie di problemi e di esigenze che hanno prodotto sovrastrutture e processi, percorsi che a volte sono davvero difficili anche per chi governa da superare. Non sto ad entrare in esempi specifici, ne potrei fare a iosa, ma nonostante questo contesto è possibile interagire con la pubblica amministrazione e anche operare in maniera positiva, sia per chi ha idee innovative, sia per i cittadini che la pubblica amministrazione è chiamata a servire. C'è bisogno però di non sparare nel mucchio, o meglio, di non buttare le proprie idee, le proprie proposte ovunque e comunque. C'è bisogno di analizzare, osservare e andare a pescare quelle realtà che per scelta o anche per una serie di condizioni particolari hanno deciso di affrontare percorsi innovativi. Per scelta, e questo dipende certamente dagli amministratori che di volta in volta si trovano a guidare le città. È vero che rispetto alle aziende il ricambio nella pubblica amministrazione, sia che sia il sindaco o il presidente di una provincia o di una regione, sia che siano gli assessori, è decisamente più veloce di quanto non accada in certe aziende, però non tutti gli amministratori sono uguali. C'è chi sa aprire le porte al confronto e al dialogo con chi ha idee positive e chi non ce l'ha. Un altro pezzo del tema sta in capo alla struttura amministrativa. In Italia i pubblici amministratori non scelgono i dirigenti. Ora con la riforma del ministro Madia si dovrebbe andare in una direzione che è una via di mezzo, ma ricordo che quando più di otto anni fa ho iniziato a fare il sindaco della mia città, in una delle primissime riunioni con lo staff dirigenziale, uno dei bravi dirigenti della mia città ci disse: io sono qui a fare il becchino, vi metto via tutti, perché quando voi avrete finito sarò ancora qua. Tremendo, ma dice di un pezzo del problema della pubblica amministrazione, la mancanza di ricambio e di possibilità per gli amministratori di scegliere di volta in volta, in funzione degli obiettivi, i dirigenti che meglio possono rispondere alle esigenze degli obiettivi definiti, è uno dei problemi che anche gli start-upper possono trovare nel dialogo con la pubblica amministrazione. E in qualche modo start-upper e amministratori pubblici condividiamo il tema di avere una pubblica amministrazione che non aiuta questi percorsi. Fatte queste premesse che delineano il contesto e il campo di gioco nel quale si è chiamati ad operare, credo che scelta la pubblica amministrazione o scelte quei comuni, quelle città, quelle province, quelle regioni dove c'è terreno fertile, perché c'ha ragione Davide quando dice il problema non è i soldi ci sono anche nel nostro paese, si trovano, il problema è avere progetti adeguati e contesti amministrativi che consentano di far nascere queste realtà. Il tema sta anche nell'andare a scegliere tematiche che possano essere di reale interesse per le pubbliche amministrazioni e per i cittadini. Apro un'altra if, scusatemi se lo faccio, ma è giusto che quando si ragiona di questi temi si abbia anche ben chiaro qual è il contesto nel quale si opera.
quando diciamo che devono essere utili anche per i cittadini, bisognerebbe parlare anche dei cittadini italiani, e anche su questo tema dovremmo dire parecchie cose. Ho in mente un esempio di una startup che ha avuto tanto successo nei comuni, WeDo, ed è la possibilità di utilizzare un cellulare per segnalare ai comuni la buca, la staccionata rotta, tutta una serie di magagne che necessitano di manutenzione. È un'app veramente utile, interessante, perché permette di schedulare molto bene tutto quello che c'è da fare, però il cittadino a volte pensa che utilizzare questo strumento comporti che in 448 il problema venga risolto. Ma il problema può essere risolto se uno avesse schiere di operai, di risorse che possano consentire gli immediati interventi. Quindi c'è anche un problema di come poter meglio spiegare ai cittadini il senso e l'utilità di un'applicazione del genere, di uno strumento come questo, che non è avere la risposta immediata, perché le risposte immediate si hanno se hai le risorse umane ed economiche necessarie per far fronte a tutto quello che viene segnalato. Se avessimo in maniera indefinita disponibilità di risorse economiche ed umane, probabilmente arriva un sindaco, fa tutto quello che c'è da fare e poi non c'è bisogno di fare delle altre lezioni. Perdonate la banalità, ma è un tema anche questo, cioè la modalità con la quale i cittadini recepiscono l'utilità e la bontà di certe innovazioni. A volte, e questo è un tema che riguarda sia la classe dirigente che il sistema della comunicazione, abbiamo il dovere di poter e dover meglio spiegare come anche il cittadino può utilizzare questi strumenti. Credo che chiedere a degli start-upper delle procedure innovative per quanto riguarda le tematiche burocratiche, delle modulistiche, cioè andremo in un campo del 100 perdite, nel senso che molto è stato fatto, tantissimo c'è da fare, ma tanto dipende anche, come diceva chi mi ha preceduto, anche dalle esigenze singole locali, dei regolamenti. E qui si aprirebbe un tema che riguarda invece città metropolitana, cioè l'esigenza di andare ad omogeneizzare processi amministrativi, regolamenti, norme, in modo tale da facilitare il lavoro degli amministratori, dei professionisti, dei cittadini stessi, in modo tale che quando c'è da fare un'operazione, a prescindere dal comune dove la vai a fare, le regole sono le stesse. Ci sono però tematiche invece che io come amministratore sento di avvertire come importanti per chi governa e per i cittadini stessi, perché è cambiata la sensibilità, e sulle quali ancora non sono state sviluppate questioni proposte particolarmente innovative, ed è il tema del marketing territoriale. In un periodo di risorse scarse, di riscoperta anche delle identità, del senso di appartenenza alle comunità, certamente frutto anche della crisi, emerge da parte degli amministratori il bisogno di valorizzare quello che sia sul territorio. Vi voglio fare un esempio: il FAI, Fondo Ambientale Italiano, da credo 7 anni ha avviato quello che si chiama censimento dei luoghi del cuore, cioè la richiesta agli italiani di dire: segnalateci uno spazio, un posto, un edificio, un ambiente che secondo voi merita di essere valorizzato. Se andate a guardare il numero delle segnalazioni che sono state fatte al FAI in questi anni, c'è una crescita esponenziale, segno evidente non soltanto che l'iniziativa del FAI è più conosciuta, perché il FAI è un'istituzione che ha è un brand, è una marca che è assolutamente riconosciuta, credibile, ma è proprio il modo che le persone hanno di considerare il proprio territorio, quello che c'è sul territorio, che è cambiato e che li rende più disponibili a fare questo genere di segnalazioni. Ora, questo ci dice che più persone riconoscono il proprio territorio come un bene da tutelare. Se andate, e come penso avrete già fatto in Expo, e andate a Palazzo Italia e andate in quella sala stupenda di specchi con proiettate le immagini dei palazzi, degli interni di chiesa, eccetera, è divertentissimo fare questo gioco, riconoscere i posti. Alcuni di questi posti non sono immediatamente riconoscibili. Se andate nella sala accanto dove ci sono le cartoline e guardate che luoghi sono, dite: ah, ma qui in questo
buco in mezzo all'Italia che neanche sapeva esistesse, c'è questa bellezza straordinaria. Su 8.100 comuni, ogni comune potrebbe davvero avere molto da offrire. Ecco, su questi temi le pubbliche amministrazioni stanno iniziando a sviluppare progetti di collaborazione, di rete, con le imprese del territorio, con il sistema del commercio, con i comuni vicini, per cercare di offrire sia possibilità di conoscere meglio il territorio e quindi valorizzare quello che c'è, ma anche per poter trovare fondi necessari per valorizzare quei beni, sistemarli, restaurarli. Esperienze che stanno facendo nell'area del Milanese molte realtà, molti comuni. Su questo ci sarebbe certamente bisogno di essere affiancati da chi possa proporre idee innovative, sia per poter meglio far conoscere queste realtà da tutelare, da proteggere, da promuovere, da valorizzare, da utilizzare, sia per poter creare al meglio reti di raccolta fondi, che non è il lavoro del fundraiser, che è un altro mestiere rispetto a quello dello start-upper, ma come amministratori abbiamo la necessità di avere anche strumenti digitali, strumenti che permettano di meglio divulgare quanto abbiamo in animo di poter realizzare, quanto abbiamo in animo di poter far meglio conoscere. Ho deciso di dire anche questo perché credo che una platea come quella di oggi non mi capita di averla un'altra volta, e quindi cercare di trasmettere anche quello che è il bisogno dei sindaci e quello che i sindaci cercano oggi sul territorio, credo che sia importante. È curioso come proprio, è un caso, quest'oggi, stamattina faccio questa cosa, questa sera sono in Expo a presentare un progetto di marketing territoriale del nostro territorio, della nostra zona. Abbiamo riscoperto in un libro di cucina del 1548 c'è scritto che il raviolo è nato grazie ad una tale Libista, contadina lombarda da Cernuschio. Chi ha scritto questa cosa è un grande umanista del 500, Ortensio Lando, quindi la cosa è curiosa, probabilmente non ha fondamento storico, ma su questo tema, con uno chef stellato, abbiamo costruito un progetto di valorizzazione di un prodotto, anche con un'operazione di archeologia gastronomica che è interessante, stasera lo presenteremo, e mi faceva specie che questa mattina avviene questa iniziativa e stasera c'è un'altra. Però ecco, abbiamo bisogno su questa cosa, ma ne potrei citare molte altre, sia del mio territorio che di altri territori della città metropolitana, di essere supportati, affiancati da chi con intelligenze che non sono le nostre, capacità che non sono le nostre, possa aiutarci a poter meglio promuovere queste attività. Quindi selezionare le pubbliche amministrazioni con le quali operare, collaborare e fare proposte in base anche alla propensione a capacità di innovare, andare con un progetto che possa al meglio mirare i bisogni di quella realtà amministrativa e non in maniera generalizzata il bisogno della pubblica amministrazione italiana, perché sennò davvero non se ne viene fuori più. E terzo, cercare davvero di costruire sistemi digitali, sistemi di innovazione che, messi in mano alla pubblica amministrazione e ai cittadini, contribuiscano a valorizzare il territorio e quello che la pubblica amministrazione chiede in quel momento. Ho voluto dare più un taglio su questo versante che non sui bisogni dei certificati, delle informazioni eccetera, perché su questo credo che, non dico ci sia l'imbarazzo della scelta, però molto è stato fatto, e se non c'è ancora oggi un riscontro enormemente positivo è dato ai problemi che dicevo sopra, cioè le rigidità del sistema della pubblica amministrazione, che ahimè sono davvero complesse da modificare per la stratificazione di norme che dall'Unità d'Italia ad oggi si sono create, secondo per certe sensibilità dei cittadini, ma terzo, lasciatemelo dire, anche perché c'è in questo nostro paese una incredibile incapacità a valorizzare le buone pratiche. Noi siamo un paese che di buone pratiche ne ha tante, ma che non riusciamo a socializzare e a farle diventare patrimonio comune. Io non ho ancora visto una legge che prenda una buona pratica e la faccia diventare un obbligo per tutto il sistema paese. Lo dico con un certo sconforto e con grande amarezza, però purtroppo questa è la fotografia nella quale siamo chiamati ad operare. È difficile per voi, è difficile anche per chi amministra, credetemi, però
in questo mondo, in questa realtà complessa che è l'Italia, c'è la possibilità comunque di fare innovazione, di creare realtà interessanti e importanti sui territori, mettendo insieme pubbliche amministrazioni aperte a questi temi e capacità come le vostre di fare proposte interessanti. Grazie. Grazie Eugenio Comencini. Volevo fare una domanda, Eugenio. Le startup che ci sono qui, che sono qui a SMAU in questi giorni, se volessero entrare in contatto con una pubblica amministrazione, non direttamente per riempire te di spam, quale potrebbe essere un canale, quale potrebbe essere l'approccio che gli consigli di usare per proporre, non per chiedere i soldi, perché non devono chiederli alla pubblica amministrazione, al comune, dei soldi, ma per chiedere una partnership, per chiedere una collaborazione, per chiedere a volte anche solo il patrocinio alla loro attività. Quale potrebbe essere il canale da seguire? È una domanda a cui è paradossale, ma non è facile rispondere, perché davvero dipende da chi vai a pescare. Il tema che prima veniva trattato mi faceva sorridere, perché è stato introdotto l'obbligo della posta certificata. Sembrerebbe una cosa innovativa, è diventato un macello, perché a volte le cose non arrivano, a volte si inceppa il sistema, a volte si sbaglia l'intercettore, quindi non tutto ciò che è innovativo porta a miglioramento. In questo caso, come fare? Io credo che, siccome le poste dei sindaci sono invase da tonnellate di mail di ogni genere, e io personalmente, ma come me e anche i miei colleghi, cioè non riusciamo a guardarla tutta la posta, credo che si debba cercare di andare davvero a proporre direttamente agli amministratori, una volta selezionati, una volta capiti quali sono i bisogni, le questioni. E questo lo si può fare in mille modi diversi, chiedendo gli appuntamenti, andando ad un consiglio comunale, presentandosi alla segreteria del sindaco, facendo i rompiballe, perché perdonatemi, come dire, la franchezza, ma in mezzo alle tantissime cose che un sindaco deve vedere e può vedere, ci sono anche queste. Cioè, l'occhio di un sindaco è un occhio attento a tantissime cose, e che se gli passa di fianco una proposta, un suggerimento, un amico dice guarda che c'è quella cosa che potrebbe interessarti, un sindaco avveduto, cioè un sindaco aperto a questioni innovative, non la scarta questa cosa. Quindi io capisco che a volte ci sia timore, scoraggiamento, a dire se figurati se mi ascoltano. E invece è meglio il vecchio sistema che non la mail, cioè andare a tirare la giacca, perché gli amministratori, le amministrazioni che sono attente a quello che si muove nel mondo dell'innovazione si lasciano tirare la giacca. Bisogna avere il coraggio e la capacità di farlo. Se uno non c'ha un amico che conosce il sindaco, io dico davvero, presentandosi alla segreteria del sindaco dicendo c'ho una cosa che può interessare il sindaco, ho bisogno di vederlo, ho bisogno di incontrarlo. Sono certo, conoscendo anche tanti altri colleghi aperti su questi versanti, che non vi chiuderanno la porta in faccia. Grazie. Grazie, grazie, grazie mille. Quindi mai perdere la speranza, insistere nonostante tanti messaggi contrari. Bene, a questo punto penso che abbiamo concluso, c'è forse una domanda? Volevo chiedere al sindaco se si è mai trovato di fronte a un'idea geniale da parte delle start-up, qualcuno che le ha proposto qualcosa che, per cui insomma vale la pena investirci. Allora, una roba geniale che dice madonna questa cosa qui adesso cambia l'Italia, sono sincero no, però cose estremamente interessanti sì, di fronte alle quali il mio approccio è stato ma porca miseria, una cosa del genere se funziona non è una roba da fare per il mio comune o per un altro e basta, sarebbe una cosa da replicare su scala nazionale. Ecco, forse c'è un problema che certamente non è il sottoscritto che può risolvere, ma che è una questione che anche in un contesto come quello di SMAU credo che debba essere posta ad altri intercettori politici, ed è proprio quello di come far sì che si possa socializzare a livello di sistema paese delle innovazioni che vengono prodotte a livello di territori. Io forse mi sbaglierò, ma non ho mai visto
importanti start-up a partire da Roma, dall'alto, e essere calate tutto il territorio nazionale, al più cose che sono nate in maniera puntuale su un territorio e che poi si diffondono per l'interesse e la buona volontà di singole amministrazioni, ma non c'è mai stato davvero nessuno a Roma che abbia detto: oh, questa cosa adesso la pigliamo e la facciamo diventare un obbligo normativo per tutti. Banalmente, quello che citavo prima, cioè il fatto di usare WeDo o cose simili per fare segnalazioni, potrebbe essere una cosa che almeno aiuterebbe le pubbliche amministrazioni a schedulare e programmare gli interventi, perché quando uno mappa meglio il territorio e ha chiaro quali sono tutte le cose da fare, sapendo che le risorse sono limitate e scarse, si presenta in consiglio comunale col piano delle opere pubbliche e dice: ok, quest'anno con questi soldi possiamo fare queste cose, perché sulla base delle tante segnalazioni dei cittadini abbiamo ritenuto politicamente che queste siano quelle prioritarie. Cambierebbe il modo anche con i quali i cittadini si orienterebbero se questo diventasse un sistema per tutti. Però sì, di cose interessanti anche che ho visto fare da altri comuni che sono andato a cercare di copiare, sì, grazie al cielo, sì, ce ne sono che fioriscono. Grazie ancora. Bene, a questo punto dobbiamo chiudere anche per sopravvenuti i limiti di tempo, e grazie a tutti. Vi aspettiamo di nuovo alle 14 con un altro workshop, questa volta ci focalizziamo sulla Open Innovation. Grazie. Grazie a tutti.